Senti, Pietro, già diciamo, da diversi mesi ha assunto un impegno forte di ripubblicizzazione del servizio video integrato su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda me e il programma che ho presentato, vuole essere la continuità di un impegno forte in tema di governo pubblico dell'acqua. Che cosa significa? Significa non svendere il diritto all'acqua, che quindi è un bene essenziale alla vita, non svenderlo al mercato, non svenderlo. Uscire anche da un'ipocrisia odiosa degli ultimi anni, cioè quella di dire l'acqua in ogni caso è pubblica, ma può essere gestita anche da soggetti che non siano totalmente pubblici. Ecco, il mio obiettivo sarà invece quello di rapportare il concetto di proprietà a gestione, cioè per me è quella battaglia che ho fatto per anni, sto continuando a fare nelle università, negli ambienti quindi scientifici, ma anche in battaglie civili che ho fatto tutto il Mezzogiorno e non solo in Italia e non solo in Italia. L'idea mia principale è questa, cioè che il vero proprietario è chi gestisce. E siccome stiamo parlando di monopoli naturali, non c'entra niente il mercato della concorrenza, ma c'è solamente il rischio che si passi da monopolio pubblico a monopolio privato, per me il vero proprietario è chi gestisce. E chi deve gestire quindi l'acqua e chi deve gestire il servizio di integrato deve essere un soggetto formalmente e sostanzialmente pubblico. È chiaro che deve essere un soggetto che non sia occupato dai partiti politici, che non sia un carrozzone clientelare, perché guardate, finché le aziende municipalizzate non sono state occupate dai partiti politici, io mi ricordo già 20-25 anni fa si diceva, non so, l'azienda municipalizzata dell'acqua di chi è, non so, è del partito tal dettaglio, quella di chi è dell'altro partito, erano diventati dei carrozzoni clientelari. Allora qual è la grande idea? La grande idea è quella di un governo pubblico dell'acqua, che sia quindi governo e gestione pubblica dell'acqua attraverso una rivitalizzazione delle aziende speciali semmai strutturate in forma consortile, delle municipalizzate, e si può anche pensare a un governo pubblico dell'acqua che guardi avanti, cioè un governo pubblico partecipato dell'acqua. Io vengo da un'esperienza francese dove ho insegnato negli ultimi 2 anni, sono stato in Francia in particolare, sono stato in un'università appunto di Parigi, e in questo istituto dove stavo di diritto pubblico dell'economia stiamo a stretto contatto con chi sta procedendo alla ripubblicizzazione dell'acqua a Parigi, perché Parigi è stata una delle prime grandi metropoli che ha pensato di privatizzare il servizio idrico, ma è stata anche la prima che ha avuto il coraggio nel novembre del 2008 di tornare indietro, e non dico tornare indietro, anzi di andare avanti, che tornare indietro significa tornare al passato. Non ci dimentichiamo che nell'Ottocento il servizio idrico integrato era gestito da soggetti privati, e poi furono a un certo punto anche i ricchi a dire no, che bisogna passare al pubblico, perché il colera lo prendevano i poveri e i ricchi, e quindi non guardavano le classi sociali. Quindi il vero problema è chi gestisce. La gestione deve essere una gestione pubblica, di aziende pubbliche, di municipalizzate, però attraverso una partecipazione della cittadinanza, attraverso la partecipazione dei cittadini, attraverso la partecipazione dei comitati e delle associazioni. E questo è il modello a cui si sta ispirando adesso il Consiglio Comunale di Parigi. Ha la fortuna che scadono le concessioni delle due grandi multinazionali nel 2009, quindi ha la possibilità di fare una scelta totalmente diversa. Questo però richiede una politica pubblica forte, richiede un'inversione di rotta forte e richiede anche, guardate, l'appoggio di un diritto europeo che si assuma finalmente la responsabilità di fare delle scelte chiare in tema di acqua, evidentemente non solo in tema di acqua, ma in tema di energia, in tema di rifiuti, in tema di politica dell'immigrazione. Noi vogliamo un'Europa politica, vogliamo uno spazio politico, giuridico, vero, in cui si parli di diritti, in cui si parla di garanzia effettiva dei diritti, e che quindi non sia un'Europa dei mercanti, un'Europa delle burocrazie. Noi rivendichiamo un Parlamento europeo che faccia politica e che sia in grado di esprimere una politica pubblica sull'acqua seria, in modo da costituire un fondamento giuridico anche delle legislazioni nazionali. Perché guardate, io parlo chiaramente dell'Italia, ma a me interessa, essendo un bene che attiene ai diritti fondamentali, ai diritti umani in generale, io vorrei che ci fosse uno spazio pubblico europeo in cui tutti i servizi idrici integrati siano servizi pubblici, ci sia un grande governo pubblico dell'economia. E come si può portare questo attraverso un impegno da parlamentare europeo? E questo si può portare attraverso un'azione di iniziativa legislativa, attraverso un'azione di controllo. Guardate, bisogna ripristinare il controllo sui territori, su quello, le grandi denunce. Il Parlamento non solo può essere un organo di iniziativa, di stimolo, ma deve fare denunce, deve controllare, deve aprire grandi dibattiti. Se voi vi accorgete che qua stanno avvenendo una serie di azioni di rapina e di saccheggio, diciamo, dei beni comuni, perché l'acqua è un bene comune che non appartiene al soggetto pubblico, appartiene a noi
un bene di appartenenza collettiva, voi avete la possibilità di denunciare questo in Parlamento europeo, e allora attraverso un'azione congiunta tra Parlamento europeo, non necessariamente passando attraverso il governo nazionale e non necessariamente passando attraverso gli enti locali. Io mi auguro chiaramente che gli enti locali svolgano il loro ruolo, svolgano le loro responsabilità, anche attraverso un rapporto con i cittadini, con i comitati, con le associazioni, che si facciano audizioni per esempio, che si facciano denunce, si facciano controlli. Quindi è chiaro che il Parlamento europeo è stato posto in opposizione un po' ai margini rispetto invece all'attività della Commissione, rispetto all'attività del Consiglio dei Ministri, all'attività della Corte di Giustizia, però guardate, è stato posto ai margini anche a volte per un'incapacità stessa dei parlamentari, ancor più della nostra rappresentanza vergognosa, che spesso, capendo che non era all'altezza di un ruolo di rappresentanza all'interno del Parlamento, non partecipava più. Noi abbiamo il tasso più basso di partecipazione alle sessioni del Parlamento, sia a Bruxelles che a Strasburgo. Perché? Perché a un certo punto si rendono conto di essere mandati lì, o perché era inteso come un cimitero degli elefanti, cioè di politici che avevano già svolto un certo ruolo e poi venivano mandati in Europa, oppure personaggi che raccoglievano consensi conosciuti in altri ambiti, quindi non so, attori, sportivi, cantanti e così via, che chiaramente dopo 2, 3, 4 sessioni si rendevano conto di essere assolutamente inadatti al ruolo che avrebbero dovuto rappresentare.